Rebecca? Ciao. Ma questo posto è bellissimo. È una tua creazione. Senti ancora il bisogno di avere un posto nel tempo e nello spazio. Ma io non capisco. Chi sei? Come ti chiami? Ho molti nomi. Quando vivevo sulla Terra mi chiamavano il saggio. Se vuoi, anche tu puoi chiamarmi così. Quando vivevi? Perché ora dove siamo? Ora siamo sulla Terra. Siamo in un'altra dimensione della Terra. Eppure qui, cose come il tempo e lo spazio, non significano più nulla. A meno che tu non voglia dare loro un senso. Non hai limiti qui, Rebecca. Puoi visitare qualsiasi universo, qualsiasi mondo tu voglia. Ma di cosa stai parlando? Oddio, sono impazzita. Le medicine hanno smesso di fare effetto. Rebecca, calmati. Presto avrai tutte le risposte che vorrai. Tragic waste of skin. Though I don't like you anymore. You lying, trying waste of. Trovo bene, Rebecca. Grazie. Hai corso un grosso rischio, però. Si è trattato di un incidente. Ero agitata, sono inciampata e sono caduta. Poteva succedere a chiunque. Per ora mi sono ripresa benissimo. Mi sento davvero bene. Eri agitata? Sì. Beh, sì, avevo pensieri per la testa. Pensieri, eh? Non è una novità. Hai continuato a prendere le medicine? Sì, le ho prese per tutte e due le settimane che sono stata in ospedale e in quest'ultima di riabilitazione. E noti qualche cambiamento? Fanno il loro lavoro. Sono contenta di trovarti serena oggi. Oggi finalmente dimettono Leo. Hai avuto modo di vederlo mentre si trovava in ospedale? Non molto in realtà, ero occupata con le mie cure. L'unica volta che l'ho visto stava dormendo. Ah, spero che stia meglio, se l'ha vista davvero brutta. Ci fai qua? Niente, devo prendere la roba per lavorare e poi passo da Leo. Ah, è vero, lo dimettono oggi. Che ne pensi di Shari? Il nome Shari ti piace? Ma, è strano, come ti è venuto? Stasera ero con Lidia. Come vanno le cose fra voi due? Bene, benissimo, lei è proprio dolce, riporta su un piedistallo. Perfetto. Sono felice che il fatto che fossi semimorta non ha fermato i termoni. Ah, simpatica. Insomma, ti stavo dicendo che ero con Lidia e lei ha una cugina che si chiama Alice, che aveva un'amica che si chiamava Shari. Ed è proprio un bel nome, ci chiamerei mia figlia. Vedo che state pensando di mettersi in famiglia. Quello sarebbe più semplice con Davide. Mi ha pure chiesto come chiamerei mia figlia l'altro giorno. È lui che mi ha messo il pallino. Davide, stai uscendo ancora con Davide? O meglio, stai uscendo con Lidia, usando Davide come copertura, senza che Davide sappia di essere la copertura. Carmen, stai pensando di girare una telenovela? Rebecca, non me la ricordate adesso. Scherzi a parte, Carmen. Cioè, così finirei per far del male ad entrambi. Per non parlare di quanto soffrirei tu. Cioè, non puoi far sto casino. Cioè, prendi in mano la situazione. Ora devo andare. Finiremo il discorso quando torno, Ci siamo.
serve qualcosa? No. Se non ti dispiace vorrei rimanere da solo. Leo, ti prego, parlami. Perché ti comporti così? Lasciami in pace. Leo, ti prego, voglio aiutarti. Dai, vattene. Quindi non capisco, ora ce l'hai con me. È andato tutto storto. Ora stai bene, sei totalmente ripulito. Non serve a nulla. Vedrai, andrà tutto bene. Tutto bene un cazzo, mi hanno schedato, devo fare servizio civile. Avrebbero potuto mettermi in carcere, lo sai? La quantità di droga che avevo addosso era sufficiente a farmi ingabbiare. Io non lo so, non riesci a vedere il lato positivo, tu potevi morire... che sei caduta giù dalle scale, è andato tutto storto. Leo, ti prego, smettila. Rebecca, vattene, voglio stare da solo. To kick you, there's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me to show me that you're choosing. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I tell you, hey, ma quello è mio. Oddio, scusa, è stato un errore. Tranquilla, dai. No, oddio, figura. No, guardi, le faccio la giornata gratis oggi. No, anzi, io mi licenzio proprio. Tranquilla, dai, non è successo nulla. Da un certo punto di vista è un complimento per me. Vuol dire che il mio orologio è così bello che lo volevi. È un po' come se mi avessi detto che ho buon gusto. Non c'è bisogno che lasci il lavoro o altro. Oddio, grazie. Grazie davvero, signor. Chiamami Diego. È successo ancora! Perché non mi prendi mai sul serio? Un'altra ragazza è morta! Quel simbolo, quel pesce che trovavano sulle vittime, non è un simbolo dello zodiaco, è un simbolo cristiano. Il nome Shari ti piace? Avevo un'amica, si chiamava Shari. Pronto? Chi è? Sono Patrizio. Leo. Ok. Come stai? Sono contenta che tu stia meglio. Ero molto preoccupata. Tranquilla, sto bene. Ora basta però. Due lutti non li potrei sopportare. Ok, sei stato un coglione, ma ora basta. E poi ci sei passato pure tu, quando Marco è morto. Non faccio altro che rivivere quella notte. Ogni sera, appena mi addormento, sono di nuovo lì, a 5 anni fa. Marco? Faccio un po' tardi, ma arrivo. Colpa tua. Sì, invece, se solo fosse arrivato prima non sarebbe successo nulla. Marco era lì da solo ad aspettarmi. Se non avessi fatto tardi ora non sarebbe morto. Sai quanto conoscevo Marco? Cavolo, siamo stati insieme 6 anni. Era fatto così. Si trovava sempre in situazioni assurde e pericolose. Non sapeva tenere la bocca chiusa. Questo lo sai bene, Leo. Eravate amici. Quante volte l'hai dovuto tirar fuori da qualche rissa? Fidati, Leo. Sarebbe andata male comunque. Magari non quella notte, ma un mese dopo si sarebbe messo di nuovo nei guai. Io glielo dicevo sempre. Attento, amore, che tu ci lasci le penne. E lo pensavo davvero. Magari se ci fossi stato anche tu, avrebbero pestato anche te fino alla morte. E ora non saremmo qui a parlare. Vedi da così, Leo. Sei fortunato ad essere vivo, non sprecare questa occasione. La morte di un amico non giustifica il tuo comportamento. È come se ti fossi arreso, come se la tua vita non valesse più nulla. Non vale più nulla.
La ragazza venne spinta dal balcone durante una festa. Possiamo aprire. Non è lontano. Ok, per me va bene. Invio.